e lascia intravedere, diciamo, con ottima probabilità un'omologa del concordato che quindi diventerà, diciamo, immediatamente operativo. Naturalmente il collegio si è riservato questa decisione. Siamo confidenti che possa arrivare prima della pausa estiva. Questo è quanto. Un'udienza che si è svolta con grande tranquillità e quindi insomma tutto lascia presagire per il meglio. Ok, quindi insomma, la cittadinanza può sperare che il servizio di Riviera Trasporti torni normale il più velocemente possibile, diciamo. Quello sicuramente, nel senso che chiaramente le problematiche della società, diciamo, non dipendono dal fatto che sia in concordato, come dire, sicuramente col nuovo così, affidamento in house da parte della provincia di Imperia, questo apre prospettive, che però deve ancora arrivare, apre prospettive insomma, di continuità e insomma, sicuramente immagino che ci potrà essere anche in una situazione di maggiore tranquillità un miglioramento del servizio, ma questo non spetta a me dirlo, ecco, molto Il Tribunale ha semplicemente. preso agli atti tutte le ultime documentazioni che servivano per l'omologa del concordato e adesso saremo in attesa che le tempistiche del Tribunale diano poi il responso sull'omologa che tutti noi ci auguriamo. Quindi la situazione era serena, non vi sono state eccezioni da parte di avvocati, di dipendenti o di creditori, quindi la situazione sembra tranquilla. Noi oggi pensiamo che sia una giornata comunque positiva perché il percorso che si sta avviando è quello che ci deve portare all'omologa e poi a seguito dell'omologa abbiamo la necessità che la provincia metta subito in atto le fasi per l'affidamento in house del servizio il più lungo possibile e che i comuni comunque mettono del comprensorio della provincia di Imperia che usufruiscono del servizio, mettono dei fondi, quindi ricapitalizzano anche loro in modo da avere una situazione economica più forte perché noi vogliamo che ci sia un'azienda risanata, un'azienda pubblica che siccome svolge un servizio per la collettività e come tutti sapete serviamo la fascia più fragile della provincia di Imperia perché il nostro è un servizio sociale e noi chiediamo che ci sia quindi questo aumento di capitale da parte anche dei comuni per al fine di acquistare degli autobus e quindi offrire ancora un servizio migliore alla provincia e poi anche a riaprire un tavolo di relazioni sindacali per aumentare le retribuzioni dei lavoratori, che soprattutto quindi modificare la parte normativa economica dei dipendenti, in quanto purtroppo, soprattutto per i nuovi assunti, la parte economica non consente di arrivare a fine mese ai dipendenti.